primo casello. La prima tappa sarà a Benevento, perché ci fermiamo, facciamo le prime 4 ore per andare lì, perché abbiamo un hotel prenotato in modo da smezzare il viaggio in Puglia. Da qui direzione Napoli siamo arrivati quasi. Ciao ragazzi, siamo quasi arrivati all'uscita di Caianello, ci fermiamo al caseificio così prendiamo anche delle mozzarelle, facciamo pausa pranzo e poi proseguiamo per Benevento. Proviamo la route. Perfetto, siamo a Caglianello. Ragazzi, abbiamo preso le mozzarelle in questo caseificio, mozzarella doc. In realtà ho comprato le mozzarelle in un altro caseificio, ma mi sono dimenticato di registrare, quindi... Ragazzi, dopo queste scalinate ci sarà l'entrata della nostra casetta. E qua c'è scritto proprio non mollare. Io non ho mollato. Ecco la porta, questo è l'appartamento, nel paese come vedete si entra con questo codice, si prende la chiave e si entra. C'è lo specchio e qua c'è un piccolo ingresso appunto con i quadri e le cose storiche del posto. Da qui c'è una scalinata che va fino a su. Ecco la stanza numero 3, che praticamente è una mansarda. Qui c'è una specie di cucina dove potete prendere quello che volete. Ci hanno detto che possiamo farci un caffè quando vogliamo, possiamo mangiare biscotti, tutto quello che appunto vogliamo. Qui addirittura qua c'è il frigo e hanno messo yogurt, marmellata, anche una bottiglia d'acqua, perché hanno detto che la mettono sempre, e anche il latte. Tutto appunto incluso. Qui c'è anche la caffettiera, un po' di bicchieri, posate, piatti, il lavandino. Qua l'acqua è potabile, quindi si può anche bere. Qui pentole appunto. Poi, come ho detto, siamo in una specie di mansarda, quindi ci sono dei lucernai con apposite tendine. Se per esempio ti dà noia la luce mentre sei sul letto, la puoi tranquillamente chiudere e dormi meglio. Qui ci sono dei quadri con ritratto un bambino con la maglia di Messi, classico ritratto di Napoli. E qui un altro quadro che raffigura un pallone. Guardate carino il come ho fatto la libreria. Questi non sono libri ma è cartone. La lampada e anche una cassa che presumo è collegata alla TV. Qui ci sono due telecomandi, uno per il condizionatore lassù e uno per la TV, che ha incluso Netflix e Prime. Basta scrivere il numero della stanza e puoi guardarli tranquillamente. Qua c'è uno specchio e qua l'armadio. Ostuni. Ragazzi, siamo appena arrivati alla città bianca, a Ostuni, davvero bellissima, tutta in bianco. Adesso vi porto vicino al centro per farvela vedere meglio. Siamo in una gelateria qui a Ostuni. Qua fanno anche i pasticciotti che sono tradizionali pugliesi, buoni, ripieni. Guardate, bello. Tutta la via praticamente e anche le altre vie sono completamente in bianco, tranne appunto qualche cosa, perché ovviamente non può essere tutto bianco, però
la maggior parte delle cose sono in bianco. Lei sta per inviare foto alla sua mamma, vero? Tanto, sì. Cate. Ragazzi, tra poco dobbiamo tornare verso Otranto perché ancora non siamo arrivati ad Otranto. Ancora dobbiamo entrare nella nostra stanza e lasciare i bagagli lì. Insomma, la vacanza inizia ufficialmente domani. Ragazzi, sono arrivato a Otranto. Adesso vi faccio il video della stanza. Questo è in breve l'appartamento. Il letto, i comodini. Una cosa da dire, nei comodini manca la presa. In questo di qua. C'è solo in questo di qua per caricare il telefono. L'altro albergo di Benevento c'era, per esempio. Il frigo, che era vuoto, ma ora è pieno perché abbiamo fatto la spesa. Qua c'erano un po' di piatti e tutto l'occorrente. Qua abbiamo pienato i cassetti con le nostre cose. Caffettiera c'era, però in quell'altro albergo, per esempio a Benevento, c'era la macchinetta del caffè. Qua non c'è, lo faremo, ci arrangeremo così. Qua c'è il bagno. Comunque non è brutto questo appartamento, eh? L'altro, diciamo, era più piccolo, però aveva tutto l'occorrente, però anche questo, dai, non è proprio bruttissimo. Diciamo, c'è tutto quello che serve. E qui il tavolino dove mangeremo per 7 giorni. Questo è il mio cappellino che ho preso a Ostuni, utile per coprire, per coprirsi dal sole. Questo è l'armadio. Qua c'è lo stendino dove possiamo tendere i panni. Qui un piccolo tavolino dove puoi appunto fumare oppure stare un po' fuori la sera. E siccome siamo al piano terra, la vista è più o meno questa. E qua c'è la macchinetta del caffè e quella delle merendine, un piccolo posto per sedersi, e lassù ci sono altri appartamenti perché appunto è tutto un insieme. Allora ragazzi, piccolo break perché vi volevo raccontare un fatto che mi è accaduto in Puglia. Sicuramente sarà una cosa che è successa anche a voi, magari vi è capitata quando eravate in spiaggia. Praticamente, in sintesi, ho rischiato di fare a botte. Mi trovavo in una spiaggia e tutto ad un tratto mi si avvicina un ragazzo con degli amici e mi chiede di poter usare il mio pallone. Io tranquillamente glielo presto, così loro iniziano a giocare tranquillamente e vedo che comunque iniziano a giocare un po' in maniera agitata, ecco. Tutto ad un tratto lui sfera un calcio al pallone e il pallone va a finire in faccia a un vecchio che prendeva il sole. Di conseguenza lui si alza incazzato e, già arrabbiato perché quelli giocavano già da un po', prende il pallone e cerca di buttarlo non so dove, ecco. Quindi io lo seguo e gli dico: oh, il pallone è mio, e lui si gira, tipo mi mette le mani al collo, mi dice: guarda, t'ammazzo, nel senso, perché credeva che ero con quelli che giocavano a pallone. Così, cosa succede? Io gli do un calcio, lo spingo in terra e tutte le persone là intorno vanno in difesa del vecchio, ovviamente, perché io ho sbagliato, in teoria, a dargli una spinta e quindi, niente, vanno in difesa di lui. Poi, niente, ci sono varie discussioni fra me e tutti quelli intorno, lì, quel gruppetto, e di gente che poi si è avvicinata. E anche il bagnino voleva quasi picchiarmi, però io ovviamente cercavo di spiegare che non era colpa mia, era colpa di loro. Ero veramente arrabbiato, però ovviamente quando so di aver ragione, cioè, non ci metto niente a far casino, ecco. Ho chiesto scusa al vecchio e comunque ho spiegato le mie ragioni, che non era colpa mia perché ovviamente il pallone io l'avevo prestato a loro. Lasciando perdere tutto, cosa volevo dirvi con questo? Volevo dirvi, nel senso, guarda quanto è facile fare un casino per una cosa anche così piccola. Io personalmente la penso così: se qualcuno ti presta qualcosa, tu la devi trattare con estremo rispetto e devi evitare di fare danni con quella cosa, perché altrimenti stai mancando il rispetto anche alla persona che te la presta. Anche se vuoi fare una buona azione, spesso va a finire sempre male, perché ci sono persone che non hanno il cervello. Comunque questo era il fatto e per fortuna non è finita in malo modo. Comunque niente, questo era il primo video sulla Puglia,
ci sarà una seconda parte perché ho deciso di spezzettare questo viaggio perché era un po' lungo, quindi comunque in due video si riassume meglio e spero vi piaccia. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Noi ci vediamo alla seconda parte.